manca solo che adesso dice mascherina e vado dietro. No, dietro no, dietro è un posto particolare. Per caso hai mica fatto voce a Giordano? Aspetta. Mica fatto voce a Giordano, che non vorrei che chiudessero prima che noi arriviamo. No, io sono il C. Possiamo finalmente partire o dimmi come sono messo lì col palo, che non so. Vai tranquillo. Ecco, l'altro giorno quando vi portate dietro io, scusa, ti sto toccando tranquillo. Un po', ma cosa stai registrando esattamente? Le chiacchiere in pullman. Sì, per quelle due lì sono lì. Sono lì così a fare due chiacchiere, questo. Eccoci. Solo che lui è un po' fuori inquadratura. Vabbè, questo è vero. Si può far cambio. Quindi quando intervieni un po' piano. Faccio lascio volentieri. No, non basta che sto all'aria, io sono già. Il bello è che oggi andiamo perché ce l'ha chiesto Eric Sula. Chi è che manca? Eric Sula. Cioè prima l'Anna, mentre gli ho aperto perché ha dimenticato le chiavi, eccetera, fa. Le hanno detto cos'è accaduto l'altro giorno, guarda, sto uscendo, sono già in ritardo. Lo spray al peperoncino. Me lo racconti un'altra volta, lo voglio sapere, ma me lo racconti un'altra volta. Perché l'altro tempo fa, praticamente quando sono state quei vari episodi lì. Pilastre eccetera, si lamentate che si sentiva insicuro, detto, guarda, c'hai anche lo spray al peperoncino nel cassetto. Ah, c'è? Sì, c'è, l'ho messo lì, si vede che l'ha provato e l'avrà spruzzato in giro, non lo so io. Sento si catta da sola? È che non mi ricordo se quello lì è a filo o a nuvola. Quello a filo e quello per tassisti e prostitute, per cui è fatto apposta. Certo, diretto? Sì, se tu, tra se tu lo fai chi sta chi lavora dentro una macchina, anche i corrieri. Ma anche i tassisti e prostitute hanno. Ci sono varie storie. Se tu lo spruzzi dentro la macchina, rischi di colpire anche te se a nuvola. Per cui devi avere quello. Il problema è che quello a getto diretto. E devi stargli fermo e mirare, che non è facile se stai scappando. Infatti mi ricordo lì sul Viale Europa una prostituta che scappava sparando e si formava questo filo, ma che non colpiva minimamente il tizio. È molto più facile che quella nuvola. Perché ha pensato il fatto che chi deve andare dritto deve incolonarsi a destra. La nuvola, eccolo. La nuvola invece non devi stare tanto a mirare, spari e vai. Sei dentro uno spazio chiuso o non? Ma non li puoi usare se sei in uno spazio chiuso, sono fatti per essere usati all'aperto. Quantomeno in uno spazio angusto come un abitacolo. Forse in una stanza va bene. Chissà cosa avrà combinato. Com'è? Chissà cosa avrà combinato. È che non ricordo di aver sentito. Ma chi è il soggetto? L'Anna. Il segretario. Guarda il bacciolino. Ehi. Dipende il freno. No, che non fai come me perché. Il maggiolino, guarda là il maggiolino. Ma l'airbag. Aggredito proditoriamente. Ha salito proprio. Cos'è che quando ti fanno quei peccotti proprio tic e scappano? Ma tu corre anche lui. No, aspetta. Forza. Aspetta, io te l'ho detto anche a te, io ho 25 anni che non vado su un go-kart, quindi. Non guido la macchina, guido uno scooter. Quale modo migliore? Beh, preoccupati di più quando vai in scooter. Ma insomma, preoccupo anche per il mio carro. Non ho proprio il meccanismo. Cioè, avrò la telecamera sul casco, quindi ti faccio delle riprese. Bene, così se mi ribalto e. Perché ti ribalto ci può uscire solo lui. Per ribaltarsi ci vogliono i 270, con 200 non ti ribalto. A meno che non prendi.
qual è il trampolino? No, se becchi il gradino, l'angolo, lì ci puoi riuscire. Ah, il cordolino lì dai box quello... non è il massimo. Non so perché hanno messo quella roba lì che non c'era una volta. Sì, vabbè. Io non essendo molto... penso al volante. Per esempio del Dargasso. La regola base, che non è facile, però la regola base è tu stai sereno e fai la tua traiettoria. Sì, è quello dietro che deve pensare. È quello dietro che deve pensare come sorpassare. Ma non è facile, soprattutto la prima volta. Anche perché se mi fai fare solo un giro io mi sa che andrò pianino pianino, poi dopo ci vediamo poi dopo. Fai due turni, oggi che non c'è Rick Sulla fai due turni. Guarda la strada. Due turni cosa vuol dire? Sono due turni da 10 minuti. Da 8 minuti, da 10 minuti. Ah. Ma inizia bene. Sì. Quindi si gira parecchio. Dai, due turni stancano, Che fai il primo turno e poi vedi se ti senti fare il secondo? Ma in genere sì, anche perché il primo appunto sei molto titubante, eccetera, e quando finalmente prende la macchina. Per quello che dicevo ieri quando mi hai detto che ti faccio fare un giro. Siamo con tutto, forse un giro. No, sono per fare 10 giri. 10 giri? Non so, no. È nella velocità a cui vai, se vai ai 2 all'ora ne fai 3. Se vai veloce come va lui ne fai 13. 12 mi pare, che sia 12 o 13, sì. Allora ti sto dietro a te. Dai, su, dove cazzo deve andare? No. Fretta. Deve andare a casa dei bimbi. Ho dalla mano. Ah, sì. Sto del bottone. Vedi che c'è il bottone. Ciccio, se vuoi girare metti la freccia, No, ma è passato di fianco, ci ha guardato così. Ma giusto perché la tua macchina la fanno in Italia, perché altrimenti ti suonavo. No, io invece lo sbarronerei diretto. Ma che è venuto tagliato il filmato dove ci sei te che provi la macchina di... Ma cos'era, quando te l'ho scasato? Sì, ma era stupenda le facce che facevi. Stava proprio impressionante, impressionante. Mi ricordo cosa che hai detto, che prima lo si legge dalle labbra, poi ti apro la portiera e lo dice anche a voce. Eticamente aspetta, alla 3 siamo, la dobbiamo ancora superare alla 4 o siamo già nel rettilineo? Il rettilineo tra la 5 e la 4 siamo. La curva 5 e la curva 4 senso antiorario, la pista tira. Ma com'è oggi hai questo argomento? Oh, è venuto così, poteva venirti, che ne so, il lavoro, la Pentecoste. Le bagasce. No, tu l'hai tirato fuori, me l'hai fatto venire in mente tu quando hai detto. Quando hai parlato dello spray al peperoncino della. Assolta, ragazzi! Vabbè, ho 10 minuti fa. E allora adesso parlami della penna all'arrabbiata perché ho parlato del peperoncino. Scusa, che cavolo. Non faccio questa associazione. Parliamo di Forza Italia allora. Preferivo rimanere sulle case chiuse. No, forse Forza Italia, stasera c'è l'Italia. Italia-Bulgaria. Che l'avevo già segnato in agenda da mesi. No, sulle qualificazioni mondiali, l'Italia se vince stasera c'è un record. Questa è già la 3? Sì. Siamo al Lippo? Impressionante il consumo di questo e il consumo della punto. La punto
oggi sono andato a Pianoro, c'era ancora un terzo di serbatoio ed è in riserva. Questo siamo partiti che era praticamente riserva e non è ancora non si è ancora acceso la luce. Quale la Mito, uguale punto Mito. Se vuoi fare scambio ti do la mia punto, è la tua Mito. Ricordo, il pianale della Mito è quella della grande punta, immagino, no? No? Addirittura? No? No, no. Sì. Della punta, della grande punta. Finestrine aperte così dubito venga alcunché di registrato. Ah, può essere. Poi è più la roba che devo tagliare che quella che abbiamo detto fin qua. Domani il concerto sulle case chiuse che non ho finito di esprimere per bene tra le altre cose. Ma nell'arrabbiata oltre il peperoncino cosa ci va? Il pomodoro? Poi basta? Agata. Mi ricorda quando venivo di qua per andare a fare il militare. Ho proprio voglia di una rastellinata. Non tiene neanche gli aperti, neanche aperti quasi. Se adesso facessi la battuta non tieni gli occhi aperti perché usi la cannabis, quella che addormenta o quella che eccita, non so se può essere presente nel filmato di YouTube. Non mi drogo, volevo dare questa notizia. Non mi drogo, cioè non mi drogo più da 5 minuti. No, svariati anni. Allora non hai dormito? Ho lavorato e sì. Quante ore hai fatto? 8. Di cui direttamente a contatto con handicappati? 8. Sono loro che ti hanno 8. O parenti o altro. Sono loro che? Sono loro che ti hanno distrutto o i parenti, altri volontari? No, no, proprio in sé. La relazione in sé è bello ma pesante. Quanto ci ho praticato questo posto? Smettila di storgere il braccio a Pierino. Smetti sto. Ecco bravo, vedi, adesso è rimasto in mano il braccio di Pierino. Così? Più o meno. No, no. Ma perché poi dite tutti che sono distrutto? Cioè, sono distrutto... No, già da proprio... quando ti ho visto arrivare con la macchina, dico, come sì, è ridotto? Appena arrivato la macchina... Dall'occhio? Sì, sì. Dall'occhiaia? Poi l'occhiaio, l'occhio... Ah, beh. Sei a posto. Beh, non ci sta. È barato. Chissà se c'è ancora il ciclico. Passa. Sì, ma no, te no. Ma sto rumore, il cassetto che si apre e si chiude o semplicemente dentro che no, si muove? È una cosa di una melodiosità. Tutte le volte che cambi tu tu. Mi ricordo prima che siamo andati al Congo che a un certo punto di corsi era la gara Endurance. Sì, c'era la gara Endurance. No!
andare a raccogliere le patate lì in campo. Hai visto i video di Tazzani? No. Si è preso il Covid. Ah sì, ho visto, ho letto, no, ho visto il video. Si è preso il Covid? Ieri c'era questo video delirante. Poi non mi ricordo neanche se si era preso il Covid o meno, perché era... No, si è preso il Covid perché ha scritto su Facebook sono guarito dal Covid, una cosa del genere adesso. Sì, sì, ma erano i video prima, che durante che erano... Sono vagamente melodrammatico. Però non si capiva se era serio, talmente era melodrammatico che non capivi se era serio o meno. E invece penso fosse serio. Io ho la mia sacca e quella del team, e quella del team c'è il casco di Eric Schumacher. No. No, sì, il casco sì. Ah. È che quella del team è una unica e non mi ricordo se dentro c'è il casco rosso o il casco bianco. Il rosso, dai, che era della mia taglia. Perché il casco, la tuta, i guanti, il paraposto e le scarpine. Patente, ci vuole qualcosa, no? No, perché possono guidare anche 14 anni, però un documento ci vuole, no? Un documento ce l'ho. Grazie. Io patentiamo uno scooter, basta. No, non c'è niente. C'ho solo il documento. Poi neanche quasi. No, ho lasciato il portafoglio a casa, mi sono portato dietro solo la patente, il Green Pass e qualche soldo, e mi sto pensando se poi ho messo dentro la patente o no. Quello che non passa è la cartacea. Anch'io te lo chiedo. Sì, ma aspettate anche io che non te lo chiedo, però. Sembra quando sono aperto, quindi... Tra l'altro, gente, sono andato a trovare i ragazzi al campo. Tranquilli, ho la vaccinazione, il Green Pass, però serve col tappone entro le 48 ore. Allora che cazzo serve il Green Pass? Veramente, chi è che l'ha chiesto? Per andare lì al campo, perché loro sono una bolla. Lo capisco, no, benissimo, allora però passo. Allora la domanda è a chi cazzo serve, esatto, il passo? No, no, sono d'accordissimo, su questo sono d'accordissimo. Carro funebre. No. Stiamo seguendo il carro estinto. Dentro uno a portare la bici e chiedere informazioni, venuto dentro di colore, venuto dentro proprio come se non ci fosse nessuno, c'era già due clienti dentro che già dovrebbero entrare una per volta. Ah, bisogno di informazioni, venuto dentro senza mascherina, tutto, ci è venuto proprio fiero. E tu gli hai detto ciccio. E in più, di che colore era? Nero. Di colore, di nero. Quindi? No, perché no, non sopporto colore. L'espressione di colore. No, quale non colore? Sopporto che si specifichi. Ah, tu? Io non sopporto che si specifichi, che cioè, cioè, può essere anch'io, se mi viene voglia dentro, chiedo un'informazione, la gente giustamente mi dà del coglione, però posso essere. Anche perché se sento di colore, il primo colore che mi viene in mente è il blu e penso che un puffo sia entrato da te. Quindi è chiusa parentesi, e quindi gli hai detto? Il mio collega gli ha detto, ciccio la mascherina, come fai te, no? Ciccio la mascherina. Ho detto, no, io sono vaccinato. Ma adesso vai fuori, gli ho detto, poi dopo ne parliamo fuori. Però subito, sono vaccinato. Avrà avuto 14 anni, 15 anni. Ah, allora un bimbo minchia. Sì, però è arrivato con tre persone dentro, cioè già... non ci dovrebbe essere, in più è arrivato proprio in zona meccanica, proprio neanche zona accoglimento. Il bimbo minchia è già così a prescindere dal colore. Sono abituati in altro modo. Come le donne che guidano, fai fatica a non farlo presente. Però ragazzi,
quando vedi una manovra strana dici, questo, anche se è una macchina proprio da uomo, grande, dici, un uomo col cappello o una donna, questa non può che essere una donna, fa una manovra che un uomo non farebbe, e fa dire una donna, ma con una macchina che non avrei mai attribuito a una donna. Non mi ricordo che macchina fosse, mi divertivo quando fermavo le macchine perché già da lontano sapevi chi la stava guidando. Se era una Panda era o una donna o un contadino. Se era una vecchia berlina tre volumi, sicuramente stracomunitaria. Se era un Golf, eccetera, sicuramente uno sborone. C'era un mio collega che era di San Matteo della Decima. Era estremamente convinto che le persone più incapaci di guidare, o quelle che creavano le file, creavano gli ingorghi, erano sempre delle persone su delle Uno o su delle Panda, col cappello, degli uomini col allora, cappello. Io sono assolutamente per le auto italiane, però devo dire che quando c'è una manovra azzardata eccetera sono quasi sempre su punto cose macchine italiane. Ah, io poi giustamente proprio la confermo. Io sono fortunato. Io pure. Che sì, infatti avevo parlato con le manovre. Appena preso la prima multa col motorino. Dopo 34 anni. Succio. Cos'hai fatto? Un pezzettino di preferenziale a porta al ponte di San Donato. C'è la telecamera? Sì. Io ma non so perché l'ho fatto, nel senso che io non faccio cioè male. Qua scendi il ponte e sei andato a sinistra. Sì, dove c'era la mia collega l'ha fatta, non gli è mai arrivato 3-4 anni fa, e ho detto no, ti arrivo, lì c'è la telecamera, non gli è mai arrivato. Quindi il top è Graziano. Il top è tuo padre, come guida schifosa il top è tuo padre, una roba immonda. Giudizio di tua madre, no, guida benissimo. Ah. Questa non la taglio. Graziano guida piano e ha sempre i punti patente al limite dalle multe che prende. Grazie. Sì, perché magari lo fermano nelle vie di campagna eccetera, che va, cosa fai in campagna? Cosa fai nelle vie? Io quando sono in macchina con lui dico basta parlare, sorpassa quello per favore, perché capisco che il parlare sorpassare no, no. Roba che proprio da mettersi in coda dietro un ape piatto. Sì. E invece si vede che in campagna si scatena, non lo so. Però anche perché una volta tornando giù da San Luca a una veglia di preghiera arriva giù su via Saragozza e gira a destra il preferenziale, dico guarda che questo è preferenziale, se non glielo dice, a parte che ci si è infilato lo stesso che l'ho fatto subito uscire, e lui è sempre con 2-3 puntini di patente. 2-3 punti. Sì. Quando sono andato a prendere patate con lui e l'Anna ci dava quel furgone. Allora si vede che si scatena, col fatto che lui lavorava in campagna si scatena nelle vie. Oh, non so. Nel traffico è veramente lento, lento, lento. Ma tante volte gli ho detto guarda, non so, tipo mi faccio accompagnare, andare a prendere il furgone là in via dalla Ghedao, dice guarda, posso guidare io. Ma il top è tuo padre. Racconta qualche aneddoto. C'è poco a raccontare, guida male, da schifo, piano, a scattoni. A scattoni, peggio di te non c'è nessuno. Da scattoni orizzontale. Ah no, tu proprio a scatti come guida. Anche te sulla strada non scherzi. Mamma mia. Devo sorpassare? Io adesso in questo momento che arriva un'altra macchina proprio non lo farei, no. Aspetterei il momento più propizio. No, comunque è vero, se mio padre guida male. Però a scattoni tu riesci a essere peggio. Sul piano è imbattibile. Ed è l'unico che parcheggia sempre la Panda, anche quando va alla punto, come fanno i ladri, i rapinatori col muso in fuori. Pronti alla fuga, che cioè di culo, anch'io sì. Parcheggio sempre di culo.
fatto sta, giudizio di tua madre. No, ma Sergio guida benissimo. No, c'è qualcuno che sostiene. Spesso sulle tesi della Luisa sono un po' titubante, gliele faccio passare, ma quella no. Questa mi spiace, ma guarda, no, non mi convincerai. Tutte quelle dove la dovevi stoppare, proprio quella. Su quella non quella con meno senso, dai. La mia amica ha tenuto poi o no? Quella che ti ha messo lo zingaro. Ma sono stato in Sicilia 3 settimane, sono tornato, qualcuno me l'ha portato. Era parcheggiata sotto casa, qualcuno mi ha dato una pacca. Sì, sta venendo via la vernice davanti, vicino alla targa. Deve essere stato un furgoncino, tipo il tuo. Odio guidare il furgone, questo non c'è neanche male, questo va di guidare una macchina. Ma il Ducato proprio non lo supporto. La prima volta che l'ho guidato ho asportato un paraurti da una macchina parcheggiata proprio in via Magazzari. Gli ho lasciato il bigliettino. Comunque una cosa vorrei dire sull'intervista del Templare. Una cosa sull'intervista del Templare la vorrei dire. Il tratto che parla della guida in strada, un altro che veramente per strada muvacca boia. Muvacca boia, l'ho confessato però. Muvacca boia, mamma mia, l'unica volta che sono salito in macchina si stava, ha stracciato una precedenza. Quell'altro si attacca al clacson e gli fa: ah no, ha ragione lui. Poi in strada si va piano. Io devo ancora conoscere un pilota che sia scorretto in strada. Non esiste. I piloti in strada vanno troppo piano. No, quello cioè che secondo me un pilota non va forte in strada, a parte quando è in ritardo o roba del genere, ci sta. Sul concetto giusto. Sul concetto ci sta. E io a volte guido di merda. Cioè io in strada a volte guido di merda, ma perché lo. Perché sono io che sto appositamente, non perché. Perché sei un uomo in merda. Perché ho fretta. Perché per andare dove? Morire poi. Dove si va? Sì, lì? Si spera sempre di no, però. Ah, ma prima o poi ho anche lui, eh! Io cosa? No, lui quello che è passato in bici, cioè. Che si tiene in salute tutto, ma prima o poi. Cioè. Comunque anche quando siamo andati a prendere a mangiare. A me mancano 16 anni di vita. Dopo un po'. Ah sì, cioè, il countdown. Che siamo andati per prendere mangiare. Com'è guidato? Perché lì era stato un proprio. Io ero dietro, ma era un film, perché. Ah, ecco, vedi, allora non sono. Cercava la sigaretta, poi cercava l'accendino, intanto mi fate tagliare tutto però. Intanto il cuscetto stava andando per i cazzi suoi. Dite una cosa buona, altrimenti devo tagliare tutto. Ma l'ha detto anche lui che guida così, eh? Ma quanto fu bello, veramente, essere lì dietro, conoscevo minimamente, quindi sai anche dover dire una cosa così a uno che non conosce minimamente. Ah, ma è vero che poi tu gliel'avevi anche detto, quindi la pensi come me. No, mi fai venire in mente come ti ho conosciuto. Me stavamo andando a una veglia, sono abituato a guidare io, per cui per me era strano trovarmi seduto di dietro della macchina, questo macchinone di questo soggetto che non conoscevo. Era lui la guida, ero dietro di lui, mi avvicino a lui, gli dico: oh, sai che guidi veramente da schifo? E lui mi dice: sono 2 volte campione europeo Endurance. E lì è partito tutto, che è cominciato a farti 3 milioni di domande, perché mi hai detto che stavi costruendo la macchina, cosa costava una gara Endurance in benzina, in gomme, mamma mia. Sì, guido da schifo. Effettivamente in strada ho il mio metodo di guida. Ah, ma forse era semplicemente perché non ero abituato a star dietro io, allora soffri la macchina stando dietro. Fu bellissimo. Sì, in pista sarà un fenomeno, ma in strada
non salirei su con te, ma... E se non gliel'avessi detto non l'avrei mai scoperto, non l'avrei cosato, adesso non starei venendo qui a correre, eccetera, no, eccetera, eccetera. Ore, stellino, dai. Dai! Serve qualcosa del della sacca? USB, però è delle sigarette elettroniche. Blu è, sono le sigarette elettroniche. L'avrà dimenticato qualcuno? È tuo? È tuo? Non lo so, non credo. Boh. Io non fumo, quindi il mio non è. Ma io ce l'avevo perché avevo la sigaretta, ma non mi ricordo sinceramente. Adesso devo guardare. Vabbè, prendilo a casa. Te perché io non fumo, quindi non può essere. Guardare a mio. Casa se ce l'ho o no. Aia. È possibile. Non so neanche che blu fosse la marca delle sigarette. Sì, sigarette elettroniche. Oh, sì. Metto l'aria condizionata. No. No, dai, dopo tossisco, dopo dici Covid. Colgo la relazione aria condizionata. Se uno tossisce dopo dici che è Covid. No, poi bisogna aprire il finestrino perché sennò non c'è sto mic. Così viene meglio l'audio. Aspetta. Con la ricorsa. Metti un attimo. Con le direzioni chiuse. Vale. Bello. Ma sono contento che hai guidato perché per me sarebbe importante che chi guida ogni tanto sia lì sul motore e si faccia una vaga idea di che lavoro c'è dietro al coso perché il carro funzioni, e che chi fa il meccanico ogni tanto guidi perché si faccia un'idea di quando un pilota arriva e dice ho questo problema, se non l'hai mai provato fai fatica a capire ma di cosa sta parlando, perché magari uno pensa, lo so, che il kart sia una guida lineare come guidare una cosa, e invece capisci che sì, quello l'ho capito, c'è un tal incasinamento e che non è quell'altro dove devi anche ragionare più veloce. Certo. E allora se uno prova l'uno e l'altro dopo ci si riesce a intendere meglio. Io non ho capito come hai fatto andare così il busso comunque, perché non ho capito come hai fatto. Come fate voi andare così a busso? Tutta questione di provare esperienza. Lui ogni 3 secondi chiedeva ma quella come la fai, quella curva come la prendi, quel rettilineo come lo cosi, eccetera, e come delle spugne che assorbono, vedi uno che fa bene una curva e scusate come la fai, è presente anche Franco Benedetti? Sì. Nell'intervista? Sì. No, lo dice, Dillo Cappello è venuto da me a chiedere come facevo la curva a Roma. Che lui chiede a tutti, a chiunque, informazioni sulla guida. Cioè lui è un pilota, stra pagato, un pilota ufficiale, ha vinto non so quante volte la 24 ore di Le Mans, nella sua carriera non so quante volte abbia vinto, eppure veniva da me a chiedermi come facevo la Roma. Io, che non ero nessuno, io lavoravo come dirigente aziendale, quindi per me la pista era un gioco, ma lui aveva notato che sebbene che pesavo 25 kg più di lui, con la stessa macchina avrei dovuto avere almeno 20 cavalli in meno, ma io sulla curva Roma ero più veloce di lui di 3 decimi. Forse è così che si arriva a vincere, se come una spugna assorbi il meglio. Dito Cappello da me. Dava 3 decimi. Ah,
comunque anche te che mi dici quella falla così perché così, però io sinceramente a parte che avevo un po' paura anche perché non sapevo chi c'era di dietro, che non so, cioè, anche perché una cosa è sentirsi dire tutte le curve, tutti i rettilinei, come farli. Una cosa invece, hai un dubbio su una curva, chiedi a questo, chiedi a quello, chiedi a quell'altro, la provi e dici, perché poi chiaramente rischi anche di beccare le informazioni da quello sbagliato, cioè. Allora, il track non c'ero, non c'ero mai andato, poi dopo sì, avevo un po' paura del fatto che non sapevo chi c'era di dietro. Vai tranquilla, ma se Mario è una cucciatina. No, ma mica non sto dicendo per te, sto dicendo proprio in generale, nel senso, cioè, non sai come puoi prendere la traiettoria perché non sai chi c'è dietro, hai capito? Io fui contento la prima volta ad Adria, che Adam salì accanto e mi diceva ogni curva questa prendila così, prendila quella, entra, esci, tu, eccetera. E allora inizia a girare ad Adria già sapendo con la macchina. In altri circuiti dove nessuno mi ha detto assolutamente nulla, ti orienti un po' con le strisciate per terra dove vedi che i cordoli hanno le sgommate nere, che quindi vuol dire che la gente passa di lì, e cerchi di mettere insieme i pezzi. Poi ci sarebbe tutta la teoria su come si prendono le curve strette, le curve larghe, i tornanti, le S, eccetera. Però lì sono bassissimo in teoria proprio. Invece avere uno accanto che ti dice proprio qui, prendi la larga, prendi la stretta, frena qui, frena là. Ma poi con la macchina è diverso. E mi ricordo dopo in pista che però non mi veniva in mente tutto. Mi ricordavo, cioè, questa come mi aveva detto di farlo? Aspetta, questa mi ricordo, devo salire sul cordolo qui, sul cordolo là. E allora dice ok, io qua mi oriento con le strisce, cerco di mettere insieme i pezzi con quelli che mi ricordo che Alan mi aveva detto. Poi dopo un po' magari ci arrivi anche tu a... Sì, i magazzini. Però sì. È ancora un po' un mistero. Ok, hai fatto due turni, il secondo turno hai girato 5 secondi più veloce del primo. Sì, ma il secondo turno ho fatto un po' di follia anche. E me ne rendevo anche conto perché nel primo turno ti doppiavamo ogni due giri. Ah sì? Visto sto turno qua? Sì, lui l'ho visto la prima volta di giri. Ho doppiato anche te secondo me. Sì, grazie, turno. Sei partito un'ora prima. Nella prima dove siamo partiti assieme non mi hai doppiato neanche una volta. Infatti lo sapevo già. Adesso è andato, aspetto che faccia un giro o parto anch'io? Parto anch'io. No, io a te non ti doppio mai, cioè. No, a me mi doppi sempre. Ma che cavolo dici? Cavolo dici? Una volta. All'inizio, no, ma neanche. Ma no, non è vero, te non ti doppio mai. E se ti doppio ti prendo in mezzo perché non succede mai. Una volta. Forse sì, no, è capitato. Una volta Masce, una volta mi doppio. Una volta duro 10 minuti, invece nella tornata prima non ce l'hai fatto, infatti ero contento per quello. Ma non è vero. E invece questa seconda volta buonissima, avresti sorpassato, perché già avanti. Anche perché mi ha fatto salire sul coso che era bloccato contro una ruota. Stavo per salire e dico, ma come faccio a partire che c'è la ruota? Allora sono sceso e l'ho spostato, ma avendo il motore in presa è cominciato a muovermi avanti. E allora rispostalo dietro la ruota. Poi a Zedwo mi ha detto dai gas, infatti lui era già partito da Mon, te mi stavi sorpassando anche te sulla sinistra. E dico come faccio a dar gas e passare che ho la ruota davanti? Poi invece. Io stavo perdendo, t'ho scartato. Però che brutto, mamma mia, quando è cominciato ad avvertire che mi stavo alzando su due ruote. Però la prima volta dici, no, forse mi sono sbagliato. La seconda volta dici, no, secondo me non mi sono sbagliato. Poi la terza, la quarta, no, cavolo, si sta alzando su due ruote. Anche quando ho capottato, una volta, due volte, la terza ho capottato. Ma quello forse aveva...
da sotto. Diciamo che bene o male sono tutti come quello. Sì, no, più o meno. Era il 23 che era veramente perfetto. Anche a livello di sterzo proprio sono tutti. Sembrava di essere su un kart nuovo. Sono tutti d'ora con una pietra. No, non fatto caso, non sembrava come se fosse. Le gomme tra l'altro sentivo che strucciolavano molto. C'erano un gran casino in curva, secondo me erano nuove. 23? Sì. 23 c'erano un po' le gomme nelle curve. Infatti col 23 io. Il 23 è stato il mio car preferito per tanto tempo. Di ti ricordi che ci andavo con quella tuta, con la gomma piuma? Era perfetto, adesso però il sedile largo. No, ma anche prima ci andavo con la gomma piuma perché sennò mi spaccavo le cose. Ecco, io pensavo a voi che eravate senza paracostole, io ne ho dato un bel po' di colpi con tricordoli e con il paracostole. Io no, andavo piano. Quindi. Io bisogna che faccia gasolio perché è appena, si è appena acceso il coso. Però però mi sembra così piccolo la riserva. Se vi capite vediamo un distributore, è che cioè, la prima volta sono uscito perché mi sono visto arrivare di fianco, ho detto ora sono andato fuori dal collo. Seconda volta col cuccio è proprio lungo. Ciao. L'imbecillone che mi cuccia in rettilineo. Ciao, dai piano. Cioè mettiti a sinistra e a destra, cioè. Non mi ricordo più dove andare. E comunque la cucciatina appoggiata al culo è galateo. Lui. Allora io mi aspettavo che lui sorpassasse il rettilineo perché avevo calcolato che più o meno mi avrebbe dovuto sorpassare il rettilineo e invece che sorpassare mi ha tirato un cuccio. Ero sulla stessa tua traiettoria, hai cambiato traiettoria. Le traiettorie le fai all'interno, io ero all'esterno. Sì, infatti. E la cuccio me l'hai data all'esterno. Allora. Io le faccio all'interno, è vero, ho visto che, ho pensato che tu le facessi allo stesso modo, ho detto stavolta vado all'esterno io, perché così ti passo, lo passo all'esterno, ti ho trovato davanti e ho dato un cuccio. E quando siamo arrivati alla S, che tu stavi sorpassando lui, e già nella prima parte dico, questi due come cappero la faranno la S qua? Ma io la faccio, ma è un mistero tutte le volte che sei dietro. Io la faccio al mio modo, io sono indietro tutti e due, lo faccio al mio modo e mi butto sul cordolo. Mi butto sul cordolo, benissimo, dopo la seconda curva eravate lì tutti e due, ho detto basta, io lo faccio al mio modo, nel cordolo interno, il cordolo interno c'eri te. Io detto, non sapevo come non farlo. Non ho la più pallida idea se stavi andando. Io aspettavo andando, che scegliessi tu. Io ho detto se vai destra, cioè, se vai esterno mi butto dentro, se vai interno mi butto esterno. Cioè. Conoscessi il modo. Quindi di mi sono preso la soddisfazione di ricucciarlo con somma soddisfazione. Solo che ad esempio il tornante di ritorno prima del curvone che mette sul rettilineo col 23 mi riusciva da Dio, col 12 come tutte le altre volte, una volta viene, una volta va male, due volte su tre troppo derapando eccetera. Io non sono riuscito a farlo come fai te, a prendere il cordolo. Io tutte le volte che prendevo il cordolo, che lo chiudevo, prendevo il cordolo, mi piantavo. Che ci arrivavo in modo c'è più che il cordolo lì c'è proprio il cuoco. Sì, però infatti mi aspettavo anch'io di piantarmi, invece il 23 mi andava come se ci fosse la pista, invece con gli altri ero sempre come qua c'era il gas e il GPL. Ma dall'altra parte ma non è GPL, questo è benzina, è a diesel. Allora c'è quello? Ma è dall'altra parte, lo voglio dal lato di qua. Qua, vediamo di rivedere.
a piedi finché non è finito. Voleva la lato di qua. Inquadrato perché c'è il sole. Sembra la Madonna. Sì, c'ho Laura e ho la foto per io. Oh, stasera l'Italia è grande. Io adoro il giovedì. Però col 12 sei andato più veloce. Sì, quindi penso se avessi avuto il 23. No, non credo. Guarda, ti assicuro, ho perso tanto di quel tempo nel tornante di ritorno e anche in quello prima del tornante. Lo guadagnavi sul rettilineo però. Dici? Lo guadagnavi di motore. Guarda, il 23 mi sono trovato che... veramente bene. No, mi sono accorto anch'io, forse il 12 andava un po' più... Ma là, non me ne frega niente, il 23 tutta la vita era talmente pulito che non perdevo allora, tempo. Il più grande amante del 23 sono stato io, che tutti erano innamorati del vecchio 21, ti ricordi che c'era il 21 che era il più ambito dei noleggi? Guarda, io andavo solo a sedili per culi grossi e sedili per culi stretti, per cui... Culo grosso. Secondo culo grosso. Sì? Quali vuoi? I 22, 12? Uno qualsiasi? Basta che riesca a sedermici. Culo grosso e lungo. Francamente e il 21 mai... andava più di motore, però il 23 aveva una pulizia di guida che... Perfetto. Ah, quello non capisco, poi... Solo che ci ho lasciato le costole, l'ho fatto un'estate, non... Ma non dovrebbero essere tutti uguali, scusa. No, ognuno è diverso, poi magari mettono a posto uno si rompe convergenze, cose varie, tre cucci eccetera e tutto va. Tre cucci cazzini, chi me che andavo 5 secondi più veloce, eri in mezzo ai maroni, va là. Cucci, oh, di qua, di là, oh. Vatti. Io faccio le mie traiettorie, problemi tuoi, se devi sorpassare. Sì, che mi stavi, ho detto, ti sorpassa l'esterno anche prima di arrivare al rettilineo. Non sono mai riuscito a prendere all'interno quel rettilineo perché il mio peso mi porta talmente all'esterno che non mi basta neanche la pista. E infatti l'avevi spesso devo andare e infatti l'avevi, e poi dici che t'ho cucciato, l'aveva impostata per prenderla interna. Poi certo la punto... prendo per prendere interna ma finisco all'esterno perché il mio peso mi porta fuori. E poi che devo riuscire a stare aggrappato al kart, perché altrimenti il mio corpo continuerebbe ad andare fuori anche quando il kart ha girato. Quell'altra sui 8, 50. Guarda che comunque ho
avere Rastellino, Pomposa e Rioveggio, che sono le piste più economiche che esistano così a portata di mano. Spettacolo di mano è relativo, perché una città come Bologna, che comunque ti devi spostare, questo non lontanissimo. Questo assolutamente, infatti il primo candidato sindaco che dice facciamo un cartodromo, un autodromo in città, lo voto anche se... Anche se Marta Collotti più potere al popolo. Non so chi sia, stavo per anche se è un tempo. Ma perché a Bologna non c'è niente? C'era una volta la pista azzurra. Beh, io anche se proponessi una pista di kart, se uno della forza tua forza nuova non lo voto. C'era una volta. E se dicesse apriamo una pista, non voglio andare troppo là perché non so quanto. Perché va giù la strada. Apriamo una pista e in uno dei box apriamo una casa chiusa. Ed è di forza nuova. È difficile, perché Dio, patria, famiglia, non credo che... Dio, patria, famiglia, bordello, magari quello è un candidato un po' così. Magari fa un'eccezione, vero? Chiude un occhio, quando si tratta di figa, qua taglia. Quando... mica per il discorso figa, per il discorso politico, che no. Quando Franco era lì per entrare nella... come si chiama? Nel corso del sindaco. Imola. E gli avrebbe chiesto se teneva. Scusa, apri e chiudo parentesi, merda, cartodromo, portello, così tutto a portata di mano, ma cos'è? Un paradiso! E questa la tagliamo perché... No, questa era la parte più sana. Vabbè, insomma, gli aveva proposto poi di fare l'assessore allo sport e accarezzava l'idea di avere anche due box sempre disponibili sul circuito di Imola. Come sarebbe? Però deve avere la macchina per andarci, per circuito di Imola. Lui ce l'aveva. Era per lui, dico. Lui ce l'aveva. Lui ce l'ha. Adesso probabilmente prende un prototipo da via lassù, anzi mi aveva proposto se davamo via le nostre, mi dava benissimo un prototipo. Per un discorso di economia anche no. Ma è un po' un'avventura però. Però niente esclude che. No, si spera un giorno di riuscire a fare una gara assieme. E la mia proposta sarebbe, devo andarmela a ristudiare, gliel'ho un po' già proposta, quelle gare di endurance che fanno al circuito di Adria, dove ti danno tutto loro, la macchina, le gomme, la benzina, il bagaglio, tu devi solo formare un equipaggio e pagare i danni. E sono due tipi di auto della Seat, credo. Le più belle sono quelle meno potenti, cioè quelle più potenti sono tipo delle, come si chiamano, hatchback, per me hanno una linea orribile, però quelle sono tipo, non so, non mi ricordo che cilindrate adesso, tipo dei 2000, dei 1600, e quella gara a cui ho partecipato anche Nasca con Tito Capello e il terzo, però quando l'ha fatto non la conoscevo. Quella di notte che hanno girato di esatto, notte, e mi ricordo una volta andando ad Adria che c'era la pit piena di questi mezzi tutti sfasciati, tutti con le gomme a terra, col collo, eccetera, di capro, di che roba hanno fatto qua. E lì non mi ricordo cosa costa, però paghi solo per partecipare e potrebbe essere l'occasione per fare la prima gara serie. Solo che prima di una gara serie preferirei fare una garetta meno seria. Meno seria, perché comunque una cosa è girare senza la gente in pista, una cosa è girare con la gente in pista. Già sono contento di aver fatto quella garetta endurance con i kart. La prima gara della mia vita, ho anche sorpassato uno, sono troppo contento. E peccato che mi sono girato due volte. E non mi ha fatto particolare effetto.
girare in mezzo agli altri. Mi aveva fatto molto più effetto quando Alan mi fece provare il suo carro in mezzo ad altri 24 assatanati, che non era una gara ma sembrava che stessero tutti facendo il tempo in qualifica. Però un po' come la stessa storia che ha avuto Andrea oggi. In tre. Però una cosa ma è... Ma che cazzo fate? Ah, mi sono sentito buttare fuori, io ho detto va bene. Vabbè, fuori mi sembra molto eccessivo. No, no, fuori sono fuori. Ho capito. Cioè, sono contento di quello che dice Franco nell'intervista, quando ha fatto la sua gara in Formula 3, che lui con le ruote scoperte non ci si trovava. E faccio perché? Perché ti fa l'impressione, perché sai che se entri insieme ad altri due nella curva o alzi il piede o non sì, sai sì, se sentito quel pezzo. E allora sono detto che la realtà sia esattamente come te l'immagini. Allora dobbiamo vedere se c'è. Provate a vedere se c'è traffico o meno. Cioè se tira dritto. No, è tutto libero, vai. Vai, vai. Vai in ciò. Tranquillo, è libero, guarda che si scorre. È libero rispetto a prima che era bloccato da là in fondo. Esco? No, porta pazienza, guarda che scorre. Non abbiamo neanche il gasolio. Ah, lo so, perché c'è la sinistra, sinistra no, sinistra no. Non morirò di sete. Ah, no, te no. Noi sì. Te l'ho detto? Se avevi sete. Ho capito. Mi hai pagato anche il card, che se vuoi di più anche. Che bello questo. A te bastano le Marlboro, lo vendono all'Ikea. Nella Nito me ne si è tranciato uno spostando avanti e indietro il sedile. Comunque io devo ancora provare la tua Mito. Di cose serie. Adesso abbiamo cambiato sempre di giovedì quando uno lavora. Abbiamo cambiato i freni anteriori, le pastiglie anteriori e anche com'è che si chiamavano? Come che le chiamavano? Non Unibor, ma li chiamavano biellette. Biellette, sì. Però ho visto un filmato su YouTube. Non si chiamano biellette. Invece ho visto un filmato su YouTube. Non mi ricordo che cosa, li chiamava biellette proprio. Sì, sì. Per cui adesso abbiamo freni nuovi, dischi nuovi davanti, pastiglie nuove davanti e dietro, nuova la pompa dei freni frizione, biellette nuove. Nuove biellette. E quando giravi c'è questi tac.
però. Ha detto che c'è un problema, forse. Come si chiama? Di che? Sotto. Gli attacchi delle ruote. Dei braccetti. Ma che uscita è? Questa è la 4. Erano ancora a posto, però se non erano le biellette era quello. Comunque è cavolo, se va bene, cioè è, sì, è di base un'auto di strada con l'impianto frenante normale della Mito, della Mito Turbo, e mai una volta che abbia sentito il freno molle o derivazione sportiva, proprio. Beh, va che se pesano i dischi, non so se fossero così. No, sono pesi. E comunque sempre guarda, ah sì, perché ho visto tutta una serie di filmati un po' con i nostri ma più seri, e di uno che ha iniziato a fare rally. Mi dà fastidio perché è pieno di bestemmie dall'inizio alla fine. Ah, me l'hai detto. E potrei averlo girato io. Però aspetta, cosa c'entrava con i dischi freno? Parlavi del peso dei dischi freno? Però perché ho parlato di questo? Ho preso in mano il disco freno, cioè. Ah sì, che pronto? Era per trasformare, o forse era la TV, non ricordo, sto tornando, per sono trasformare una macchina normale e farla più racing. Ma forse anche 8 e mezza, perché devo io sapevo, sono arrivato un po' lungo, dovevo mandare sui kart, ma avevo già fatto. Sì, io mangio qualcosa fuori perché non ho tempo materiale di mangiare, quindi dopo mangio. C'è qualcosa mangio, poi vedi tu. Ciccione, ciccione! Dai. Ciao a te. Lui mangia. Insomma, dicevi dei freni? Non mi ricordo più, ho iniziato a telefonare. Parlavi del peso dei freni, il cambio. Ah, sì, no. Io pensavo che freni da pista fossero freni autoventilati, dimensioni maggiorate, eccetera. Già la nostra c'ha 4 pistoni, cioè 2 eccetera, quindi quello già è buono. E mi ricordo che quando abbiamo telefonato per chiedere per i dischi, loro non erano specializzati in roba racing e dicevo, cioè, guarda, chiedili autoventilanti, forati autoventilanti. Lui ha detto, guarda, noi abbiamo autoventilanti non forati, ma io pensavo che l'aria passasse dai fori, e invece c'è tutto quel sistema che mi ha fatto vedere Risani dentro. Ma la caratteristica invece è che abbia un'alta percentuale di carbonio, sì, sul disco. Quello è proprio il freno di carbonio, che è diverso proprio. No, invece no, c'è il freno di carbonio, sì, oppure il freno con alto contenuto di carbonio. Ah, ok. E però dico, no, non voglio cose strane, eccetera. Invece in quest'altro filmato diceva proprio, cioè, una caratteristica da avere più carbonio sulla superficie, che lo rende più, lo fa durare più a lungo. E diceva fino a, per cui il carbonio trasforma praticamente come avere un disco di ghisa. Adesso io non sono un metallurgo, cioè? Qualcosa del genere, quindi non so se la ghisa si ottiene dall'acciaio con il carbonio. Non lo so, metallurgo, sei sicuro? Metallurgo, sì. Sì, la ghisa si ottiene acciaio e carbonio, poi mi sa che c'è qualcos'altro in mezzo. Ecco, secondo me erano le Ibiza e le Leon, le macchine della gara Endurance organizzata da Adri, le Ibiza, le piccole. Io so che i freni in carbonio, quelli che usano in pista, sono, no, quelli sono proprio in carbonio, no? Ah, proprio solo carbonio, esatto. Ah,
pari la percentuale proprio del carbonio. Che però poi quelli hanno anche il problema che hanno il problema che funziona solo sopra una certa temperatura. Certo. Deve essere ben caldi. Ah, domenica c'è anche il Gran Premio forse, sì? Penso di sì. Grande. Zandvoort, no, Zeltberg, il vecchio olandese, come si chiamava? Zandvoort o Zeltberg? Zandvoort. Zeltberg che non era austriaco. Sì. No, ma è stato bello il Gran Premio, sì. Sì, beh, dalle 2:30 alle 18:30 spero. Slavo. Ciao Tirza. Ciao. Che spettacolo. Bello però è la cosa dell'interista che è quando va a comprare la Jaguar. Scusi, com'è questa macchina? Una merda, si ribalta in parcheggio. Non me la ricordo. Quando lui pensa di aver fatto i soldi, pensa di aver fatto 13, va a comprarsi. Ah, sì, quando pensa. Ed entra un'altra persona a chiedere, scusi, com'è questa macchina? Una merda, si è fatto un parcheggio. Paradiso qua. C'ho un ginocchio, no, tranquillo. Poi c'ho l'unico pertugio, no, scoperto dove ci ovviamente le zanzare a un punto. No, ma se vuoi prendere le gambe io non so, tranquillo. Facciamo un po' per uno, eh. Lo ricordo ancora sto coro qua, penso fosse Bologna Fiorentina. Tornando a casa. Questo è il Toscani. Vuoi vedere anche? Vuoi vedere anche? C'è la mamma maiale e il padre vecchio. C'è la mamma. Secondo me? No, se lo fanno i pisani, i viola, questo non l'ho mai sentito. No, secondo me lo facevano i bolognesi e i viola. No. C'è la mamma maiale.
geniale il padre Eccolo. Appunto, perché è toscano. Mi ricordo una volta l'ho sentito dall'area ed ero in curva Andrea Costa. Però non capivo qual era il problema del padre. Il coro dei Pisani. Sia l'ultimo come cambia traiettoria in parte riesco all'8 perché facciamo prima che uscire alla 10 cioè. Se c'è la fila finale della 10 a parte che quando rimoschio esco sempre all'8 per arrivare per fare la curva più larga e mi ripiazzare l'unico problema qua è quando decidi di uscire e fare il numero che fai con il tuo controllo prima che non stia arrivando non è una GT. Eh? È con TG TDI TCI è una D? Ma noi siamo una D TCI TCI no T noi siamo una G eh? Vai dai un cuccio che vediamo cambi così secondo me TCI TG della giornale TG Golf TG Turco sì, una D fa un po' te come sono turco ma io sono che problemi di vista che ho cioè. Io ci vedo poco però a me ancora meno dai vai nella corsia di mezzo pareva un'ambulanza è proprio ma mi sono cadute le lettere le ha rincollate male no se devo un'ambulanza aspetta ancora un po' quando arrivo al cartello dai in ciò se poi ti fermano di che te l'ho detto io ma lei perché me l'ha detto ma lui io non guidavo l'ho detto ma non guidavo oppala niente non c'è un solo benzinaio da Rastellino fino a destra a Viandrino due a destra no. Sulla destra, sì? Secondo caso. Ho fatto lo gnori per non perdere tempo. Ah, ecco. Bravo. Presto che tardi. Lemo! Old Way West. E poi deve andare a destra, ma vaffan bagno. Se lo sapevo gli tagliavo la strada. Old Way West non è un ristorante, no? Sì, un ristorante. Non è quello dove mi dicevate che fa benissimo la carne. No? Al pelo. Rosso spucciato al pelo. Chi è che mi diceva l'altro giorno che gli fa la carne benissimo? Sì, fa la carne la sicuro. Oh che buono anche ai giardini Margherita adesso. Socio, ci sono stato la settimana scorsa. Ho speso? Sì. Ah sì. Ma io lo prendo solo carne e pane perché spendo poco. No, io ho preso tigelle affettato e non ho preso l'hamburger, perché come detto che è buonissimo anche l'hamburger, ho preso tigelle affettate e poi la mozzarella in carrozza. Quello dentro i giardini la ho chiesto se poteva fare un pochino meno patate le baracchine in alto sì, so. sì la baracchina in alto che tavolini fuori sì. In uno fanno gli arrosticini e le pizze uno fa non so cosa arrosticini e pizze dov'è? Accanto a quello che fai stiamo parlando di due posti diversi no allora io parlo quello con l'insegna gialla dove fanno no ci sono 4-5 baracche una attaccata ma non l'ho girato sono entrato visto no perché quelli, allora l'ingresso sulla sinistra dei giardini Margherita vicino a porta Santo Stefano in basso c'è una struttura che non so cosa fanno da mangiare grande con i tavolini fuori invece nella parte alta vicino al campo da basket ci sono 5 baracchine tipo Far West con
anche lì tutti, allora, quello che fuori. Dico io è dall'ingresso di Porta Santo Stefano, sì, sulla sinistra. Quello lì non è quello che dico io. Lì mi sono affacciato, ma non ho capito cosa facevano da mangiare. Fanno anche lì hamburgeria, primo, cucina tradizionale, c'è la stuzzicheria. Invece se vai su dai campi da basket, con tutti i tavolini fuori, uno danno da bere. Ah, io non sono stato dai campi da basket. Ah sì, beh, ci sono stato gli anni scorsi, sì, che c'era tutta la... Adesso mi sa che c'era un gioco. Sera mi faccio il mio giro con la bici, o vado al pilastro, o vado in piazza, o vado al giardino Margherita. Vai a mangiare qualcosa di Margherita. È bello di andare al giardino Margherita. Fai la roba, lasciami qua. Tanto okay. La macchina c'è, perché mi fermo a fare la doccia dei miei. Ma perché... posso fermarmi qui? Ah. Sì, vabbè, vabbè, ormai. È che devo far scendere. No, vai, ormai. La macchina di... Se vado a casa a fare la doccia... devi uscire, ma se una meridionale ti dirà che il maschio deve puzzare. Ad appuzzare, bravo. Questi luoghi qui. Oh, l'ho sentito dire da loro. Occhio ad aprire lo sportello di non scappare. Sì, sì. Fasciare. Pa, pa, bam. Bene. E vuoi vedere che... E vuoi vedere... Ecco! Ci ha pensato Andrew. Beh, d'altra parte, l'altra volta, quando mi ha portato dentro la macchina, mi ha portato la macchina. Ciao ragazzi, scappo. Ciao. Carissimo.